Padova gli avvocati di strada operano dal 2004. Il progetto, nato dall'impegno di un piccolo gruppo di volontari con l'obiettivo di dare consulenza e assistenza legale alle persone emarginate, in particolare senza fissa dimora ed ex detenuti, si amplia con la volontà di affiancare a loro, che già operano da anni, anche gli psicologi di strada. Gli psicologi di strada nascono per un'esigenza di supporto psicologico alle persone senza fissa dimora che sono già in qualche modo seguite dal gruppo di avvocati di strada. Supporto psicologico per quanto riguarda la presa di coscienza di essere vittime di un reato oppure di essere autrici di reato e quindi di un supporto anche giuridico di tutela e di garanzia dei diritti. Quindi nasce un'ottica di comunità, tant'è che il progetto si chiama Comunitas, che vuol dire dare un servizio gratuitamente di scambio sociale. A chi è rivolto? A tutte le persone senza fissa dimora o che comunque presentano un disagio psicologico, sociale ed anche economico in questo momento di forte crisi e di bisogno di perdita di lavoro, eccetera. Gli utenti presi in carico in 6 anni di attività sono stati oltre 1.000. I volontari che prestano attualmente servizio oggi sono circa 40, di cui 32 avvocati. Sono stati realizzati 4 corsi di formazione e aggiornamento per i volontari, realizzato un giornale di strada a cui hanno collaborato persone senza dimora. Ad adottare il nuovo servizio di psicologi di strada saranno le associazioni che si occupano di carcere e di esclusione sociale, ma anche Caritas Diocesana, le cucine popolari di Suor Lia, l'asilo notturno. Si tratta di un progetto che è diciamo, una specie di psicologo di strada, cioè affianchiamo a un servizio che già funziona da molti anni, che è avvocato di strada, un servizio di ascolto perché ovviamente le persone che sono seguite in questi progetti sono persone che hanno più bisogni. Per chi fosse interessato a partecipare al progetto a titolo gratuito, può rivolgersi agli uffici della Caritas.